Se avete degli obiettivi, un caso di studio vostro, un'azienda vostra, si può ragionare sulla vostra azienda. Se no, diciamo, il caso di studio che ho preparato è quello di un'università. Quindi cominciare a definire quali sono gli obiettivi e poi a declinare quali sono i processi dell'università e poi domani finiamo con la parte di analisi. Avete un'azienda vostra e volete approfondire un caso vostro, se no facciamo l'esercitazione come il caso della pizza, in questo caso diciamo, non è più la pizza, è l'università, poi potremmo scegliere anche qualcos'altro, diciamo, abbiamo scelto. Comunque anche l'università è un'azienda, fa il suo business. Allora, per rendervi difficile il lavoro e darvi degli spunti in più, vi avrei dovuto dare delle paginette da leggere giusto per prendere spunto e creare, diciamo, cominciare a creare gli obiettivi dell'azienda. Però mi rendo conto che alle 5 e mezzo di venerdì pomeriggio, e dopo che ho parlato io per un'ora e passa, potremmo cominciare a vacillare con la lettura. Diciamo, cadiamo completamente. Quindi diciamo, possiamo cominciare a ragionare l'università più o meno là. Non dico l'abbiamo frequentata tutti perché non è che dobbiamo frequentare necessariamente, non è un obbligo, però più o meno come un istituto che fa educazione possiamo immaginare quali siano i nostri clienti, quali siano i nostri obiettivi e quindi possiamo provare a ragionare così, senza avere una descrizione del caso di studio. Se volete il caso di studio, giusto per prendere, ve lo do, è in inglese, giusto per prendere spunto. Comunque, riprendiamo i gruppi. Se avete un caso vostro, un'azienda vostra, e volete strutturare, diciamo, cominciare a strutturare le attività della vostra azienda in funzione degli obiettivi, possiamo prenderlo. Riprendiamo i gruppi di prima. Queste sono le slide, la copia delle slide per, diciamo, avere come riferimento. Questo è il foglio, un nuovo foglio. Il pennarello è sempre lo stesso. Il pennarello è sempre, sì, un nuovo post-it. Poi dopo. Questo sarà. Come si risparmiamo? Risparmiamo. Il pennello ce l'avete, però le slide ve le do di riferimento. La parte di oggi, quindi c'è anche la parte successiva. Quindi. Loro tornano. Tu stavi nell'altro gruppo, quindi facciamo fate se siete 5 fate un unico gruppo. Ok, quindi le slide ve le ho date, se non c'è bisogno. Quindi diciamo adesso l'obiettivo è ragionare sulle cose che ho detto, diciamo, e quindi identificare almeno qualche obiettivo per le tre prospettive, che sono quelle cliente, quindi soddisfazione del cliente, prospettive di processo, quindi qualità dei processi, prendendo spunto dagli esempi che sono nelle slide, e ragionare su quali sono gli obiettivi che un'università, se questo è il caso, deve soddisfare per poter, diciamo, proseguire con successo nel suo business. 4-5 obiettivi, ma diciamo, vanno bene anche 3 obiettivi per area, formazione dei docenti, soddisfazione degli studenti, relativamente alla formazione, relativamente ai servizi, di supporto, diciamo, possiamo, inventare. Visto che comunque è stampato, se, vi volete appoggiare su qualcosa di attinente, qua ci sono due,
due casi di studio con sintetizzazione degli obiettivi. Visto che comunque sono stampati, ve li lascio, poi li potete ignorare o... Okay. Sono diversi? Sono diversi, sono due... magari io... Ah, ok. Quindi voi due lavorate a parte, quindi vi do un foglio. Ma possiamo usare quello là che abbiamo usato? Se volete usare quello, se no ve ne posso dare... Quindi dedichiamo una ventina di minuti, una mezz'oretta a identificare quali sono gli obiettivi. Non deve essere un lavoro completo, diciamo esaustivo, non dobbiamo tutti gli obiettivi. Cominciamo a identificarne alcuni e poi sulla base di questo definiremo anche i processi che abbinano questi obiettivi e domani poi entreremo nel dettaglio dei singoli processi. Se ve ne posso dare anche un'altra copia, tanto. A voi non le slide, se volete. Le slide ve le ho date. Io ho trascurato la parte finanziaria, diciamo. Nella slide appunto... Diciamo, in questa slide si comincia a parlare di come classificare gli obiettivi, delle tipologie. Gli obiettivi, quindi customer satisfaction, ovviamente quello dipende, customer retention, tipologie di processi e quindi obiettivi sempre sui processi, e obiettivi sulla formazione del personale o sul grado di avanzamento delle tecnologie dell'azienda. Sì, il flusso dovrebbe essere, partendo quello logico, customer perspective, internal perspective, quindi processi, supporto ai processi, che di fatto mappano un po' il punto, come il cliente ci vede, quello che l'azienda fa e cosa è di supporto all'azienda, quindi le risorse che mettiamo a supporto dei processi. Diciamo, c'è questo vincolo. Ovviamente se avete dubbi... Voi sempre sul... sempre sul... Io sì, in, no, in, piccolo. Ok, va bene. Vabbè. Diciamo, se avete... Gli obiettivi di fatto sono anche stati declinati da qualcuno, nel senso che comunque le università vengono valutate anche sugli obiettivi che raggiungono. Quindi uno degli indicatori è per dire l'occupabilità, no? Il grado di occupazione che riescono a raggiungere i laureati, per dire. Quindi diciamo sono abbastanza noti. Finanziaria non ve l'ho chiesta. Finanziaria non ve l'ho chiesta. No. Se volete potete, tanto indici finanziari io non sono un esperto, però bene o male sono sempre gli stessi, quindi se li conoscete per fatti vostri. Sì, diciamo. Sì. Varietà anche.
sta prendendo spunto. Sotto ho trovato. Stampalo, se riesci a stamparlo. Subito, se riusciamo a stamparlo, sì. Però questo è core process, quindi questo è relativo a quello che faremo dopo. Ho detto che si avanti. È sempre troppo. Sì, quello è il reference, cioè quelli sono i processi. Diciamo che sono due casi non prettamente aderenti all'università, perché uno è un'associazione che fa formazione in settori svantaggiati, quindi Teach for America, e questa invece è l'organizzazione di un distretto scolastico. Sì. Sì, 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 certe cose sono in comune, la qualità di insegnamento, la qualità dei docenti. No, voi dovete identificare degli obiettivi. Gli obiettivi rispetto, tipo questi, soddisfazione del cliente, quindi può essere soddisfazione degli studenti, può essere soddisfazione dei genitori o soddisfazione di qualcosa. Come sono indicati qui? Poi al di là del fatto se si riesce a quantificare, non è importante adesso quantificare l'obiettivo, se deve essere il 90%, però strutturare un set di obiettivi nelle varie prospettive. Quindi quali sono, pensando a quali sono i processi core, mutuando un po' dal caso di studio anche sul low cost airline, per esempio, la qualità, il processo core è quello di erogazione della formazione, no? Quindi una valutazione della formazione da parte degli studenti. Può essere un obiettivo, no? Quindi qualità della formazione di un certo tipo. Quindi per ogni prospettiva, quindi processi, prospettiva cliente e formazione per esempio del personale, cioè identificare quali possono essere i temi, gli obiettivi strategici dell'azienda. Qui in più rispetto a quello che vi ho detto è che nella prospettiva cliente fondamentalmente viene valutato il servizio, il prodotto dal punto di vista del cliente. Nella valutazione dei processi invece si segue più la prospettiva interna, quindi i processi interni dell'azienda, operazioni, quali sono le operazioni, quali sono i processi di fidelizzazione del cliente, le iscrizioni, quanta fila faccio per fare l'iscrizione, può essere anche un obiettivo, diciamo, da tenere sotto controllo. E poi diciamo, la prospettiva di supporto ai processi, quello va sulle tecnologie che utilizzo, tipo se per dire le iscrizioni, il supporto delle piattaforme del sito, no? Nell'orientamento o nella descrizione dell'offerta formativa. Può essere un indicatore da tenere sotto controllo. Gli obiettivi proprio sono descritti, sono rappresentati qui. Gli obiettivi. Altro nella formazione, sì, perché o magari la qualità può essere determinata dal numero di progetti di ricerca in cui l'università è coinvolta, non quanto investe nella ricerca, perché l'università quello, cioè, meno male quello investe. Certo,
i partner che riesce a... studi aziende. Eh? E aziende anche. Sì, 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 no, sicuramente. Aziende, collaborazione anche con altre università. O... Formalizzazione dei processi formativi. No, potresti dire i contenuti disponibili online, per dire sui corsi, quelli potresti anche dire. Quindi il grado di informatizzazione da questo punto di vista. No, le università più avanzate, per dire l'MIT, ha quasi tutti i corsi coperti online, il materiale lo mette a disposizione online. Una cosa che sta facendo anche l'università, pian piano, l'Università del Salento. Ma anche le piattaforme informative a supporto dei servizi agli studenti, anche diciamo, l'iscrizione, il fatto di avere l'iscrizione online può essere indice di quello, no? Il numero di... diciamo, si può spaziare. L'unica cosa, cercate appunto di suddividerli per categorie. Quelle sì, più che altro sì. Il successo lo misuri dal fatto che hai progetti di un certo tipo, di un certo importo, di una certa quantità di progetti. Per esempio l'Università del Salento partecipa a pochi progetti europei rispetto ad altre università italiane. Perché anche quelli sono finanziamenti che vengono dall'Europa e quindi non dall'Italia, quindi la capacità di portare, no, finanziamenti sul territorio esterni è importante. È importante. La formazione del personale docente, la soddisfazione della formazione dal punto di vista degli studenti. Cioè, i servizi di supporto. Servizi di supporto, il fatto che ci sia servizi di un certo livello, un certo numero di mense, una certa percentuale di copertura dei posti letto, no? Anche il fatto di le borse di studio, ce ne sono vari. Considerate che la customer perspective risponde alla domanda come mi vede il cliente, in questo caso i nostri clienti sono gli studenti, non c'è, anche se certe volte sono l'ultima cosa, però è così. Considerate che quindi ognuna di queste prospettive poi si appoggia su delle aree tematiche, no? Quindi questa soddisfazione sono di quelle di riferimento, oppure la prospettiva interna su processi operativi o di fidelizzazione del cliente. Customer management, tipicamente l'iscrizione è un processo di gestione del cliente,
le operation per un'università, anche sicuramente sono gli approvvigionamenti, la qualità dei materiali. L'erogazione della formazione sicuramente è un'operation, quindi fa parte delle operation. L'innovazione riguarda quell'aspetto invece più dei progetti di ricerca, quindi l'attrattività di finanziamenti. Ricerca, servizi a supporto degli studenti. Mentre tipicamente la prospettiva Learning and Growth va sugli aspetti di asset informativi o asset personale, learning, e sono i processi di supporto, quindi formazione del personale, gestione dell'ambiente, grado di avanzamento delle tecnologie in utilizzo in azienda, i laboratori, le facility, no, a disposizione dell'azienda, il numero di laboratori, la capienza dei laboratori può essere cioè sicuramente un aspetto importante. In considerazione le prospettive di crescita, cioè partiamo da, diciamo, dal basso. E lo mettiamo come in al basso. Quindi il basso è andato a valutare personale interno, strutture organizzative a disposizione, quindi anche ambienti, numero di sedi, per dire quello. E poi sistemi tecnologici di crescita. Yes. Learning lo includerei forse più nelle prospettive interne. Cosa? Cioè, nelle prospettive di crescita avevamo pensato di aggiungere quei fattori che facevano crescere, diciamo, il fatturato. Però il fatturato non lo devi guardare, il fatturato lo guardi qui, lo guardi. E quindi la prospettiva di crescita, per quanto sia learning and growth, cioè quello, la crescita del tuo personale o della tua capacità organizzativa. No, allora, guarda, le tre prospettive sono queste. Capitale umano, quindi qual è il capitale umano? I docenti. Il personale. Probabilmente sono più importanti i docenti degli amministrativi, probabilmente. Capitale informativo, quindi tecnologie a disposizione, tecnologie o anche strutture fisiche a disposizione. Diciamo, questa parte di supporto ai processi, cioè il fatto di avere delle aule o di avere, che ne so, aule di informatica disseminate qua e là, una copertura, la possibilità di avere, che ne so, un accesso al computer per l'80% degli studenti, per dire, può essere dal punto di vista delle tecnologie che l'azienda mette a disposizione, può essere un aspetto interno, quindi sul l'aspetto organizzativo, questa è la cultura, la leadership, diciamo, questi sono più astratti. Come. Però quelli fisici, dal punto di vista della sono il personale e le strutture a disposizione, strutture e infrastrutture a disposizione. Ma dobbiamo includere, cioè, infatti, anche i modi per raggiungere questi obiettivi? No, solo gli obiettivi. I modi dopo li vediamo dopo. Personale docente, personale amministrativo. Però devono essere degli obiettivi, quindi qualcosa che tu devi misurare. Il personale docente, per dire che... Qualità del personale docente. L'organizzazione del personale amministrativo. Sì, ok. L'organizzazione, qualità del personale docente già... oppure... sì, è una cosa che si può stimare, ovviamente, come fai? Fai su corsi di aggiornamento che vengono seguiti dal personale. Quello magari
Quello magari è più un aspetto di quello dovrebbe essere un processo di erogazione della formazione, no? quindi la valutazione del corso è più un aspetto dal punto di vista del processo. Cioè uno dei processi dell'università è quello di erogare la formazione. Quindi la qualità della formazione, in termini di soddisfazione del cliente quindi è una prospettiva di cliente. Il fatto che la soddisfazione sull'erogazione specifica dei corsi di formazione, quello può essere un elemento del processo, cioè la prospettiva interna. La soddisfazione o la quantità di servizi di supporto, che insomma, può essere la mensa, può essere appunto i laboratori, può essere la disponibilità o il numero di posti nei laboratori, può essere, per quanto riguarda i processi di innovazione, diciamo, il grado di attrarre, di vincere bandi di ricerca, può essere un processo, cioè quello è un processo, no? La partecipazione a un bando di ricerca è un processo, inizia con la presentazione della proposta, alla fine il numero di rigetti dei processi può essere una sorta di difetto, no? Un indicatore di qualità. Se io il 100% dei progetti che presento li vinco, sono una super università, e quello è un processo. Se la percentuale degli studenti che superano l'esame al primo colpo può essere un indice che la formazione è di buona qualità. Anche il numero laureati, il numero di iscritti, però cioè, non so se nelle prospettive di crescita, cioè, non riesco a capire bene la differenza tra prospettive di crescita e prospettive interne, sinceramente. Cioè, Sì, ok. Allora. Allora, per soddisfare i nostri clienti, in quali processi dobbiamo eccellere? Per aggiungere la stima, diciamo, l'organizzazione deve essere in grado di migliorare. Tipicamente qui ragioniamo appunto sui processi, quindi su quali sono le attività che vengono svolte in azienda, sui processi core, diciamo. Un processo core, abbiamo detto, è quello di formazione, un processo core può essere quello di partecipazione ai bandi, il processo core è pubblicazioni scientifiche, no? Quello è un processo core dell'azienda, il numero di pubblicazioni scientifiche, quindi i risultati di un processo core, anche se i processi core ancora li dobbiamo spiegare, questo è il risultato di un processo di supporto, che sono tipicamente gestione del personale, gestione delle infrastrutture. La gestione delle infrastrutture, il fatto che riesca a costruire un la strutturazione dei programmi formativi, può, secondo me. Cioè imparare a strutturare meglio il piano dell'offerta formativa. Però quello fa parte sempre dei processi importanti, l'offerta formativa. Diciamo, è sempre la redazione del piano di studi, la predisposizione dei corpi dei corsi di laurea. Sì, è sempre, diciamo, fa parte. Cioè, l'università fondamentalmente che fa? Formazione, e quello è il processo. Quindi tutto quello che ha a che fare con la formazione nei confronti degli studenti o con la ricerca è nella prospettiva interna. Tutto quello che ha, quindi formazione degli studenti,
tutto quello che ha a che fare con le risorse interne, che può essere crescita degli ambienti, disponibilità dei laboratori, disponibilità delle infrastrutture, grado di informatizzazione dei processi amministrativi, tutto quello è interno alla, è un punto di vista interno della, che rimane all'interno dell'università e fa parte delle prospettive di crescita, cioè quanto l'università è capace di crescere da un punto di vista della tecnologia a disposizione. Questo è a supporto di questo, cioè il fatto di avere aule, no? Come abbiamo detto, il fatto di avere come dicevo nel caso della pizzeria, il fatto di avere a disposizione le attrezzature o comunque il tovagliati di un certo tipo, di avere sistemati i tavoli, no? Sono tutti processi di supporto che abilitano il processo principale, che è quello che entra il mio cliente e gli vendo la pizza. Il tempo per esempio impiegato per per concludere il corso di laurea, cioè il numero di persone che terminano il percorso di studi in tempo. Quello dove lo mettereste così? Cioè sarebbe la percentuale di persone che termina il corso di laurea in... L'obiettivo sarebbe aumentare la percentuale di persone che si laureano in tempo. Ma secondo me nella prospettiva del cliente. Il numero di persone che trovano... Laurearsi in tempo esprime il grado di soddisfazione del cliente. Dobbiamo scrivere qualcosa, che sennò non abbiamo più. No, non dovete riempire tutte le, no, però non le prospettive, sì. Però. Poi non esiste un aspetto corretto. Prendiamo per esempio l'articolo che stavate, questo o l'altro, fondamentalmente sono. Allora, vabbè, questo impatto sociale, diciamo le prospettive non sono. Però c'è internal operations, questa è la prospettiva interna. Vabbè, questo. Percentuale di soddisfazione, grado di coinvolgimento, vabbè, ovviamente sono. Queste sono misure tipicamente che non riesci a misurare se non chiedendo l'informazione al cliente generalmente. Il grado di successo, per esempio, in realtà questo qui. Stakeholder di fatto è un insieme più ampio dei clienti, quindi sono tutte le persone con cui in qualche modo collabori. Considerare gli stakeholder, ci possono essere anche le aziende che collaborano con le università, per dire. Allora, quello che per ottenere è raggiungere la nostra visione, cosa dobbiamo, cioè come la nostra organizzazione deve migliorare e imparare. La visione dell'università dovrebbe essere di offrire una formazione d'eccellenza. Sì. Quindi perché noi possiamo raggiungere questa visione, dobbiamo offrire una maggiore qualità della docenza. Però questo lo vedi sempre dal punto di vista del cliente, no? Quindi... Banalmente il grado di soddisfazione dei servizi di formazione, il grado di soddisfazione dello studente sui servizi di supporto, che è un aspetto della prospettiva del cliente. Quindi vai a chiedere al tuo cliente, al tuo studente, quanto sei soddisfatto della formazione e quanto sei soddisfatto. Ma se io sono all'università, sì, e devo organizzarmi, devo pensare a come raggiungere la mia vision. Sì, la tua vision. Penso è
a soldare dei docenti di rilevanza, non lo so, possano soddisfare a tale... assunzione, quindi è gestione del personale interno quello, perché è assunzione. E quindi sarà una prospettiva di supporto. O il processo, perché non... No, l'obiettivo devi indicare. Devi indicare l'obiettivo, però... Qual è? Gestire le risorse interne, aumentare la qualità delle risorse interne, perché... Sì, tu devi soddisfare l'obiettivo, quindi gli obiettivi saranno legati poi successivamente ai processi. Quindi se tu devi garantire che il tuo personale sia la qualità del tuo personale sia di buon livello, no, lo puoi fare in vari modi. Quindi puoi mettere un indicatore in ogni prospettiva. Dal punto di vista del cliente cosa significa? Che il cliente, lo studente è soddisfatto per dire dei materiali disponibili in azienda, è soddisfatto del fatto che in azienda, che nell'università le aule siano pulite, che è soddisfatto della preparazione del docente, dal punto di vista del cliente. Dopodiché c'hai un obiettivo anche nella prospettiva interna, sempre legato ai servizi di formazione, ai servizi di supporto. Servizi di formazione, numero di corsi erogati, corsi di laurea, può essere un indicatore. Quanto il corso è, diciamo, quanti studenti, per esempio, diciamo, uno degli indicatori chiave per i corsi di laurea è che devono avere almeno 7 studenti, perché sennò chiudono. Quindi formazione, per dire, numero di corsi di laurea e percentuale di afflusso ai corsi di laurea. Numero medio di studenti per esame all'interno dei corsi di laurea. Quindi cosa scrivo? Cosa scrivo? Perché per tutto questo non mi sono capito più. Cosa possiamo indicare come prospettive di crescita? Percentuale di affluenza? Ma perché io prospettive di crescita non ne ho parlato proprio ancora. C'è uno stesso obiettivo. Che andava a salire. Noi così lo vediamo. La prima questa che diventano di supporto a questa e viceversa. Ok, per ognuno di questi vede il problema da un punto di vista diverso. Quindi adesso eravamo partiti al contrario, la soddisfazione degli studenti sulla formazione può essere da qui. Tu vuoi partire da qui? Settori dobbiamo focalizzarci su questi, erano su questi tre inizialmente, su questi tre, poi se sono anche due va bene lo stesso. Della prospettiva del cliente, magari può venire più facile poi fare il percorso a ritroso. Mai. Quindi prospettiva di crescita, andiamo ad analizzare capitale umano. Quindi il corpo docente. Vabbè, non deve essere esaustivo, prendiamo il corpo docente. È la qualificazione del corpo docente, l'assunzione del corpo docente. Assunzione, ma questo parametro dell'assunzione, che cosa, cioè, perché a me interessa in questo caso? Perché può essere, per esempio, puoi avere più docenti hai a disposizione, diciamo, più corsi puoi erogare. Il corpo docente in termini di quantità,
Di quantità e anche qualità. Di qualità, nel senso, ho un personale amministrativo e i corsi di aggiornamento professionale. Il docente dal punto di vista della formazione, dell'avanzamento della formazione, come fai a valutarlo? L'avanzamento della formazione. Dal punto di vista, allora, nel personale amministrativo puoi dire numero di ore di training dedicato alla formazione professionale, personale amministrativo. Puoi dire la stessa cosa per il personale docente, personale docente che subisce formazione. Quindi, che ne so, corpo docente, mettiamo corsi di aggiornamento. Numero di percentuale, te li dico io. Sì, dimmi. Non ho capito bene se dobbiamo mettere obiettivo. Il capitale, cioè l'oggetto del discorso, quindi il corpo docente, il corpo amministrativo. No, devi mettere una misura, devi mettere. Mi metto una misura, un obiettivo e una misura, quello che sta nelle slide. No? Quindi qualcosa che sia misurabile. Può essere numerico, può essere percentuale, può essere qualcosa che sia misurabile. Devi mettere. Ovviamente, devo mettere quelle quantità che sono legate al mio oggetto. Sicuramente. In questo caso l'oggetto, è, nel caso della prospettiva di crescita, è il capitale umano che ti porti dentro, il capitale informativo, quindi informativo, e il capitale strutturale dell'azienda. Il corpo docente è un elemento. Devi quantificare il numero di professori per corso di laurea. Può essere il numero di ore coperte da professori interni all'università, perché molto spesso puoi doverti rivolgere all'esterno. L'impact factor? Qualità della ricerca. Anche come numero di corsi. L'impact factor del singolo docente? Quello sì, può essere. Il numero di corsi? Il numero di corsi. Perché aumentando il corpo docente, cioè avendo il numero di corsi, un numero elevato di corsi, io aumento il corpo docente perché mi servono più persone che mi coprano dei corsi. Io il numero di corsi, cioè il corso a cos'è, cioè non è un aspetto che prendo in considerazione qui nella prospettiva di crescita, il numero di prospettiva di crescita è legato al personale o alle infrastrutture. Quindi il numero di corsi è legato invece all'erogazione del servizio di formazione. No? Più corsi ho, più possibilità di formazione ho. Però aumentare sì. Il numero di corsi non comporta un sì, certo, aumento del certo. Università. Certo. Cioè è una prospettiva di sì, crescita. Sì, è una prospettiva di dice, sì, ma perché tu leggi corsi. Perché tu leggi crescita e quindi dietro questa crescita, cioè tutti devono crescere. Tutti sono, cioè tutti gli obiettivi devono crescere, comunque deve avere un grado di soddisfazione. Cioè learning and growth è crescita dei tuoi asset. I tuoi asset quali sono? Asset fisici, quindi infrastrutture, asset umani e quindi il tuo personale. Magari vediamo un attimo, comunque bloccatevi un attimo, poi andiamo avanti. Voi ci siete? Sì, ci abbiamo provato. Ok, ci abbiamo provato. Abbiamo cercato di stabilire la vision e la mission. Ah, ok, voi siete andati al di là, ok. Aumentare il grado di istruzione. E poi abbiamo cercato di identificare le strategie per soddisfare il cliente. La crescita. Ok. L'offerta formativa e anche poi le prospettive interne che permetteranno anche di soddisfare. Quindi, docente migliore, organizzazione migliore, risposta dinamica alle esigenze degli studenti, erogazione di borse di studio, valorizzazione dei prodotti della ricerca. Continua dei docenti, ma no. E anche gestione della piattaforma universitaria, gestione
gestione della piattaforma per i servizi, gestione della produttività nella ricerca, okay. Controllo della qualità. Ok, va bene, vediamo un attimo, visto che ci sono un po' di difficoltà su questo. Allora, riprendiamo un attimo. Allora, riprendiamo un attimo le dimensioni perché c'è un po', c'è un po' di confusione, sì. E poi cerchiamo di confonderla di più allora nella prossima mezz'ora che manca. Gli indicatori sono modi diversi di vedere lo stesso aspetto. Abbiamo detto che un'azienda è fatta da persone, asset, quindi infrastrutture. E questo aspetto lo prendiamo in considerazione qui. Quindi numero di aule, numero di laboratori a disposizione, per dire, non è detto che sia il verbo, è qualcosa che sta qui dentro, che sia prospettiva di crescita, che sia chiamata così, di crescita o di apprendimento, è legato ai propri asset. Personale docente, infrastrutture, sistemi informativi, grado di erogazione dei servizi digitali online. Quindi questi aspetti riguardano le infrastrutture. Dopodiché non è diverso da vedere il processo. Per costruire un edificio, no? Per costruire un edificio devo approvvigionare materiali, comprare servizi. L'edificio è qualcosa che abbiamo detto, il fatto di avere un tot di aule sta qua dentro, no? Dopodiché, nella prospettiva interna, devo andare a vedere quello che è l'aspetto, diciamo, importante per quali sono gli aspetti importanti per o i processi importanti per l'azienda. Qual è il processo, diciamo, di riferimento per per l'università? Fondamentalmente la ricerca e la formazione. Quindi il numero di aule di formazione, no? Per dire, o la capienza delle aule, o la capienza dei posti letto, il numero di borse di studio, per dire, è qualcosa che va a valutare, no? La disponibilità di infrastrutture, il numero di ore o la percentuale del tempo passata dal mio personale a fare formazione. Il tempo che impiego per assumere una persona, che sia bidello, che sia, diciamo, va a contribuire all'arricchimento della struttura, delle strutture di supporto ai processi core, diciamo, questo è un concetto che poi vediamo adesso. Quali sono i processi core? Formazione, ricerca, fondamentalmente.
Formazione. Quindi la formazione, quindi l'erogazione del corso. Vediamo la parte di erogazione del corso. Allora, il fatto che lo studente sia soddisfatto, no, del corso erogato, no, è sicuramente un aspetto che ha qualche legame con la prospettiva interna, però è un punto di vista del cliente, che è un'informazione che posso raccogliere anche, diciamo, tramite campagne di sensibilizzazione o altro. Il fatto che il docente sia puntuale nell'erogazione del corso, che non slitti le date degli esami, che sia sempre disponibile per negli orari di ricevimento. Diciamo, è legato ai processi in sé, al processo di erogazione della formazione. Erogazione della formazione o assistenza. Il costo del corso in sé, inteso in termini di ore trascorse dal docente in aula, materiali consumati, disponibilità di proiettori all'interno del corso che favoriscono l'erogazione, fanno parte della valutazione del singolo corso. Quindi sono la valutazione complessiva del percorso di formazione. Il punto di vista del cliente, il fatto che gli studenti non cambino università, no? Il discorso di o l'attrattività, il fatto che il numero medio di studenti cresce ogni anno, per dire, sono aspetti che vanno a considerare la dimensione cliente. Voi non avete identificato, siete riusciti a identificare qualcosa all'interno delle tre prospettive come gruppo? Sì. Alla fine non è neanche, diciamo, può essere utile separarli, vai a considerare aspetti diversi, però uno appunto la vista cliente, uno lo svolgimento del processo, l'altro la disponibilità di infrastrutture. Noi abbiamo trovato un file online dell'università di Princeton, credo, dove i processi fondamentali sono tre. Però non stiamo parlando di processi adesso, perché... No, nella prospettiva interna. Okay, si vabbè. Parla, la formazione e learning and teaching, no? Vabbè, imparare e insegnare. E lo divide in più sottoprocessi che vanno dall'accreditamento. Ok, però non stiamo parlando sempre di processi, stiamo parlando di obiettivi, cioè non come misurare la qualità del mio business. Da un punto di vista generale, posso anche, come dicevamo, guardare se il numero di studenti cresce e quindi parallelamente se il numero dei miei ricavi cresce perché c'è più gente che paga le tasse. Quindi non stiamo parlando di processi, non ne stiamo parlando. Adesso dobbiamo cominciare a parlare dei processi, da questo momento in poi. No, vabbè, ma cioè, non è sbagliato, siamo qua per capirci, quindi... È un elemento, può essere, un elemento. I livelli di formazione, quanto è alta, tipo, sono master, dicevamo la ricerca, no? Allora, se guardiamo,
Quindi sono modi di guardare sempre all'azienda, alle sue componenti, magari le sue componenti sono le stesse. Se parlavamo prima di impact factor, no? L'impact factor può essere un elemento per valutare la qualità dei docenti. La qualità dei docenti, i docenti dove, cos'è il docente? Di che cosa fa parte? Il capitale umano dell'azienda. Il progetto di ricerca, all'interno di cui verranno fatte pubblicazioni, o la pubblicazione in sé, no? Il fatto fa parte della ricerca, fa parte dei processi, poi chiamiamo processi innovativi, chiamiamo processi, sicuramente fa parte dei processi innovativi. Il numero di progetti vinti è sempre legato alla qualità dei nostri docenti, però va a vedere un altro aspetto, va a vedere. Allora, non esiste la verità in questo, però io, diciamo, lo metterei nella prospettiva interna. Perché lo trovo più facilmente associato a un processo. Un processo qui, un processo per la preparazione di un progetto di ricerca è un processo. Prospettiva interna. La stessa cosa abbiamo detto, l'impact factor, che è legato al fatto che il fatto di produrre pubblicazioni, no? Pubblicazioni sui principali giornali è una valutazione del processo nel suo complesso, no? Processo o comunque la validità scientifica della produzione, la validità della produzione scientifica dell'azienda. Il fatto che il singolo docente o che un certo numero di docenti hanno impact factor superiore a un tot, quello è una valutazione del capitale umano. Non so se... Comunque, diciamo, non è, ripeto, non esiste una verità, esistono, diciamo, degli obiettivi da soddisfare. Ok. Adesso, allora, finiamo la parte... Completiamo la parte di teoria. E adesso, cioè, parliamo dei processi. Cioè, sino ad ora, diciamo, abbiamo parlato solo dei fini, di quello che di come vorremmo misurare il nostro business. In questo caso la qualità della nostra università. Vabbè, il processo abbiamo già visto. Fino ad ora, cioè, i processi ci sono, perché di fatto non è da quando ci siamo incontrati nel primo pomeriggio che ci sono. Però negli obiettivi possono essere più o meno nascosti. Cioè, gli obiettivi hanno varie funzioni. Ci danno diverse prospettive, poi più o meno abbiamo detto, il corpo docente può dare luogo a vari obiettivi, inteso come corpo docente in sé, come asset dell'organizzazione. Il percorso di formazione a cui interviene il corpo docente è che quindi ha un suo inizio, una sua fine, che quindi è veramente poi un processo, ha degli altri obiettivi. Generalmente sì, i vari processi dell'azienda, quindi il set di processi dell'azienda, si dividono in tre macro categorie. Per cui abbiamo processi core, che generalmente sono direttamente a contatto con il cliente, quindi la formazione, quindi la ricerca. E generalmente sono quelli considerati core, che producono i soldi per l'azienda, in questo caso per l'università, che attraggono nuovi clienti. Il corso di laurea in sé, no? Il numero di corsi di laurea, l'ampiezza dei corsi di laurea,
è il risultato di un processo di pianificazione di, didattica, no? Di, che diciamo, fa parte dei processi core dell'azienda. Il fatto di avere, offrire un certo numero di corsi di laurea può essere, no, un vantaggio per un certo tipo di cliente. Il fatto di offrire corsi online può essere un vantaggio per un altro tipo di cliente, per il cliente che non può essere residente. Lo sviluppo delle infrastrutture, la gestione delle attrezzature, la gestione delle risorse umane, sono cose pure importanti, perché ovviamente se non abbiamo le aule, se non abbiamo i proiettori, se tutte le sedie dell'aula in cui faccio lezione sono rotte, sicuramente la qualità della formazione non potrà essere alta, però non è, cioè, non vado a misurare quello, vado a misurare quello che mi offrono in questo caso i processi di supporto, che sono legati alla prospettiva di crescita fondamentalmente, di learning and growth, che non è, cioè è tutto crescita, tutto deve essere crescita, i processi devono crescere nel senso che devono migliorare la loro qualità, devono crescere nel senso che i tempi di consegna di una pizza devono diminuire. Quindi quegli obiettivi che abbiamo visto sono legati a processi di tipo diverso. Processi che sono, forniscono direttamente valore al cliente. Il valore al cliente è la qualità della formazione che ti do e che può essere anche qualcosa che misuro qualcosa che mi dà un'idea della prospettiva cliente. Ma nella prospettiva cliente che cosa vado a vedere? No, non vado a vedere se eri soddisfatto del singolo corso di formazione erogato, vado a vedere se la soddisfazione complessiva è raggiunta e come lo vado a raggiungere valutando il fatto che gli studenti continuano ad aumentare nella mia università. Qui cominciamo, quindi gli obiettivi, quegli obiettivi sono associabili, comunque vanno a valutare prospettive differenti. Prospettive differenti anche per quello che riguarda le tipologie di processi. Le tipologie di processi sono fondamentalmente queste tre, anche se, cioè, nella maggior parte dei casi ci si concentra sui processi core e processi di supporto. Nella normativa ISO fondamentalmente, o comunque, diciamo, storicamente, processi core e di supporto vengono rappresentati nel manuale di qualità. Come vengono rappresentati? Con appunto un'identificazione del processo e poi delle risorse che vengono messe a disposizione. Lo sviluppo della vision, che quindi cosa vogliamo essere, cosa vogliamo diventare, o la valutazione delle performance globali, sono processi di più alto livello e gestiti, diciamo, generalmente dal management aziendale. Però, diciamo, quello che vorrei che fosse chiaro è la distinzione tra processi core e processi di supporto, che in qualche modo alimentano le due prospettive che sono al più basso livello della balance scorecard. Quindi processi core legati all'obiettivo specifico della mia attività, processi di supporto che mi consentono
se non ho aule, se non costruisco aule e il numero di studenti continuano ad aumentare, non riuscirò a contenerli nel mio ambiente. Quindi sono in relazione, però sono di tipo diverso. Facciamo un... un esempio. Allora, quando si costruisce il set di processi di un'azienda, come è capitato a voi, avete fatto una ricerca su internet molto, molto spesso e avete identificato un set di processi per un'università, non so, per un'organizzazione che fornisce, fa formazione, oltre diciamo il college, oltre il liceo. Esistono effettivamente diverse organizzazioni che forniscono un servizio, cioè studiano i vari settori industriali e dicono: se costruisci macchine, costruisci aerei, fai formazione, allora il tuo set di processi è questo. Questi sono i processi che dovresti mettere in piedi. Questo è un set generico, no? In cui sono identificati processi operativi e di supporto. Supporto tipicamente, quindi, gestione delle infrastrutture, delle risorse finanziarie, del capitale umano, delle relazioni con l'ambiente, della sicurezza, knowledge management e altro. Processi operativi, sviluppo prodotti, vendita prodotti, produzione prodotti, consegna prodotti e gestione del cliente. Quindi la tua azienda deve avere questo set di processi, te lo dico io. Poi ogni azienda dice, vabbè, questi sono quelli che metto comincio a partire da questi, non è detto che deve avere tutti e 560 i processi che però questi qua sono quelli che devo implementare. Dopodiché, oltre a dire questo, dice, vabbè, ma all'interno dello sviluppo e gestione dei prodotti e servizi, cosa devi fare? Progettare, allocare risorse al progetto, sviluppare il nuovo prodotto, costruire i prototipi. Dieci minuti? No. Dieci processi, venti processi. Quindi quindi come tornavamo al discorso, le strategie sono quelle, gli obiettivi sono di quel tipo, anche qui abbiamo, ma non mi devo inventare niente di nuovo, i processi sono questi. La mia azienda, voglio fare aerei, produrre auto, voglio operare nel settore delle comunicazioni, i miei processi sono questi. E quindi da processi macro, che sono quelli indicati diciamo all'interno delle varie categorie, e che possono essere, che sono i miei processi, che possono essere estratti da un framework di riferimento, quindi qualcuno che mi dice come mi devo organizzare, a processi più di dettaglio, classificati sempre nelle varie categorie. Oltre ai processi core, appunto, abbiamo processi di sviluppo, processi di produzione,
E un altro punto di vista rispetto a quello che era nelle balanze scorecard, in cui si ragiona processi di gestione cliente, processi di gestione delle operazioni. Quindi quegli obiettivi che abbiamo visto, che sono un set di indicatori fondamentali per, la sopravvivenza della mia azienda, quelli devono poi essere annegati sulle attività della mia azienda. Processi core, processi di supporto, costruzione infrastrutture, approvvigionamento. L'approvvigionamento, nel caso di un'università, l'università ha l'approvvigionamento. Necessariamente devi comprare i proiettori, devi selezionare i servizi. Probabilmente il processo è meno importante di quello che può essere in una pizzeria, in cui la qualità degli ingredienti ha un impatto maggiore sul servizio che arriva al cliente. Quindi lo stesso processo, linea di massima, in un caso, in un settore può essere in un settore può essere di tipo core, in un altro può essere di tipo di supporto, o anche nello stesso settore, se io voglio valorizzare il prodotto, no, che vendo, e quindi se mi concentro su una proposta al cliente che è di differenziazione del prodotto e non, come quello che vediamo, di cost leadership, no, quindi di contenimento dei costi, allora l'approvvigionamento può avere una collocazione diversa e quindi diventare più o meno importante, quindi direttamente un processo core o un processo di supporto. Alla fine di oggi, diciamo, lo step successivo è che avevo paura di non riuscire ad affrontare con voi, era quello di appunto cominciare a identificare l'azienda come un set di processi di vario tipo. Quindi gli obiettivi sono una cosa, i processi sono le attività che faccio, l'obiettivo è quello che voglio raggiungere, il fine, i processi sono i miei mezzi, come implemento la strategia. E quindi quegli obiettivi vanno declinati hanno un impatto, possono avere sui miei processi, e quindi sull'organizzazione dei processi. Quindi l'obiettivo finale di oggi oltre la definizione di un set di obiettivi, che non può essere sicuramente esaustivo, e probabilmente in alcuni casi sarà errato anche se lo faccio io, però poi l'obiettivo finale, una volta identificati gli obiettivi, appunto costruire il set di processi che costruiscono l'architettura della mia azienda, questo indipendentemente dalle risorse. Quindi il numero di processi, qui vediamo l'azienda alla fine di oggi, no? Dovremmo vedere l'azienda come un set di processi. Processi di alto livello che possono essere categorizzati e che coprono lo spettro delle mie attività, tutte le attività. L'università, tra le proprie attività, ha anche, no, comunque l'affidamento dei servizi mensa, servizi di supporto. È una cosa che sicuramente gli studenti se ne accorgono, però diciamo oppure può avere un coordinamento, un controllo del coordinamento della situazione dei trasporti. Non è che l'università deve fornire i trasporti, però deve essere in grado di soddisfare, cioè di raggiungere i propri clienti o di fare venire i propri clienti, che sono gli studenti. Quindi anche questi processi rientrano nel mare delle cose che l'università deve fare. Ovviamente non sono quelli che fanno fare i soldi all'università, però sono cose che l'università deve fare, deve allocare budget, che significa allocare persone, allocare strutture per fare anche questo. E quindi l'organizzazione, l'università, la pizzeria, è alla fine di oggi, del percorso di oggi, noi la vediamo
come un set di processi, indipendentemente da chi ci lavora, da chi ci lavora dentro. Domani, anzi, prima di dire domani, quando pensate a un'organizzazione, noi siamo partiti oggi, siamo partiti dai processi, siamo partiti. Però abbiamo detto nell'esempio della pizza, del ristorante, che ci sono delle risorse a supporto. Quando pensate a un'azienda, o quando se consultate il sito di un'azienda, quando vi presentano l'azienda, l'azienda vi presenta sul loro sito, trovate i processi che l'azienda svolge, li potete intuire, ma li trovate. Generalmente la prima cosa che trovate, sicuramente, è, se riuscite a trovare, la struttura organizzativa dell'azienda. Quindi oggi noi siamo partiti da un punto di vista diverso. Cioè, quando entrate in azienda, generalmente vi fanno vedere l'organigramma: l'amministratore delegato, il comitato strategico, la direzione tecnica, la direzione produzione, l'amministrazione finanza e controllo. Oggi invece noi abbiamo visto l'azienda, indipendentemente dalla sua struttura gerarchica, indipendentemente da chi è il capo e chi è l'operaio, ma come un set di cose, di attività da fare per far sopravvivere il proprio business. Attività da fare nel perseguimento di alcuni obiettivi. Diciamo, quindi questo era il percorso che oggi volevo fare con voi, che mi rendo conto che è difficile, perché oggi oggi in 4 ore abbiamo racchiuso un po' di qualche decennio di storia organizzativa, di storia dell'organizzazione. E quindi, diciamo, per chiudere la giornata di oggi, mi piacerebbe capire che cosa avete preso, può essere anche una, che cosa avete, che vi è rimasto, può essere anche solo un concetto. Domani invece dovremmo ripartire dalla prospettiva classica dell'organizzazione vista come un set di componenti strutturali che sono le unità organizzative, e capire come si innestano i processi all'interno e le problematiche che ci sono nel momento in cui i processi si innestano all'interno delle strutture organizzative. Giusto per esempio, se noi pensiamo, un brevissimo esempio, che è un antipasto di quello che verrà domani, se noi pensiamo alle vendite di un'azienda, quindi ai prodotti venduti sono generalmente legati agli ordini che un'azienda riceve. C'è un reparto che generalmente si occupa di gestire gli ordini. Le considerazioni che faremo domani, estremizzando un po', però sono proprio queste. Con la prospettiva tradizionale di vedere l'azienda come una struttura gerarchica, riesci a soddisfare la tua mission che si basa sugli obiettivi che vuoi raggiungere, ma sui processi che devi mettere in piedi? Un ordine o un dipartimento delle vendite sicuramente non può prescindere dall'essere misurato con il numero di ordini che riceve in un anno. Se hai 0 ordini, te ne puoi andare a casa, non serve a niente. Ma il numero di ordini di per sé non può essere, possiamo anche dire che il numero di ordini, l'andamento degli ordini nel tempo può essere un indice, ma il numero di ordini di per sé, che è una tipica struttura, o la quantità
di inventario o di magazzino che hai, che è un tipico, diciamo, indicatore di performance legato alla tua struttura organizzativa. Quindi queste informazioni ti consentono di valutare come la tua azienda sta operando sul mercato, ti consentono di sapere se il cliente è soddisfatto, ti consentono di sapere se stai raggiungendo gli obiettivi. Tipicamente, se tu ricevi un tot di ordini e quegli ordini mediamente sono in ritardo, le consegne avvengono in ritardo, o la qualità dell'ordine, la qualità del prodotto rilasciato a seguito dell'ordine non è buona, diciamo, dove vengono misurate queste informazioni? Chi le misura? Di chi è la responsabilità? Tu sei l'addetto delle vendite, ho 20, 30, 50, 100 ordini l'anno. Come faccio a predire che nel futuro ne avrò sempre di più? Chi me lo dice? Me lo dice la qualità dei processi che metto in campo. Quindi domani vedremo che cosa significa, come cambia l'approccio. Noi oggi siamo partiti da un approccio completamente diverso. Abbiamo veramente messo insieme parecchi concetti che partono da quello che l'azienda deve fare, da quello che l'azienda vuole raggiungere a quello che l'azienda deve fare come processi, ignorando la struttura organizzativa. Domani, diciamo, continuiamo e evidenziamo quali sono i conflitti che si generano in questo tipo di gestione, gestione tradizionale e gestione per processi che abbiamo cominciato a vedere oggi. Quali sono? Oggi abbiamo identificato molto bene quali sono le performance, la soddisfazione del cliente, la pizza è buona, il prezzo è basso, il tempo del servizio, no? Il tempo medio del servizio, abbiamo identificato chiaramente quali sono i KPI. Dove vanno a finire questi, quindi quali sono gli indicatori di qualità? Dove vanno a finire questi indicatori nella struttura classica dell'azienda? Chi è responsabile? E domani cercheremo di rispondere a queste domande e andare un po' più a fondo nella definizione dei processi, quindi anche nell'analisi dei processi. Oggi avete deciso di modellare il processo, ognuno, non esisteva un modo non corretto, no? Domani ne vedremo uno che consente di analizzare il processo nella sua totalità e come le varie strutture impattano su quel processo. Tornando alla domanda che ho fatto prima, che vi sarete, di cui avrete sicuramente avete perso, cosa vi è rimasto della giornata di oggi? Se qualcosa vi è rimasto, almeno se qualcosa, cioè magari se riuscite a dirlo a livello di gruppo, se parla il responsabile, la risposta può essere anche: sono più confuso di prima, non aprirò mai un'azienda perché sono spaventato da quello che devo fare all'interno dell'azienda. Ovviamente le cose che abbiamo visto noi non le fa un'unica persona, no? Le fa un sistema, che sono quelle strutture organizzative che operano all'interno dell'azienda. È stato molto più semplice le strategie piuttosto che gli obiettivi. Gli obiettivi, vabbè, cioè, sì. È un approccio. Quello che parla tu poi. Cioè, per me non è stata la stessa cosa, cioè andare a capire dove inserire i vari argomenti nei differenti settori non mi sembra tanto facile. No, vabbè, sicuramente d'altronde non ci sono molte persone che fanno questo lavoro al mondo, generalmente, diciamo ogni azienda ha necessità di seguire questo processo. Le balance scorecard o gli obiettivi, alla fine li definisce degli esperti del settore, degli esperti in strategie. Io non sono esperto in strategie, è più semplice ragionare
sui processi, però è un passaggio che necessariamente devi fare. Capire almeno, non è detto che debba essere corretto, anche per quello che possiamo fare noi, non è detto, ma capire che una strategia, considerate che la maggior parte delle persone che lavorano in azienda non sa qual è la strategia dell'azienda. Primo perché molto spesso può non esserci una strategia, o la strategia è dire quello che fa il cliente, molto spesso è così. Ma la strategia non è formalizzata. Noi abbiamo cercato di formalizzarla come? Ragionando sugli obiettivi. Ovviamente gli obiettivi che abbiamo visto noi sono generici o altro. Poi non è importante che li collochiamo bene, possono essere anche che decidiamo che devono essere 10 misure complessive. Però quelle 10 misure, no, che può essere il numero di clienti l'anno, può essere la qualità la soddisfazione del cliente quando esce dalla mia azienda, quando riceve il prodotto, quelle sono informazioni che devo tenere sotto controllo e che sono perseguite attraverso i processi, che è sicuramente la parte più facile da capire, su cui ognuno di noi in linea di massima è coinvolto, perché ogni persona all'interno di un'azienda è parte di un processo. Manca il vostro gruppo come... Beh, io sono abbastanza fuori da tutti questi processi, quindi per me forse è stato un pochino più difficile riuscire... Penso che oggi eravamo tutti sullo stesso piano. Sicuramente va approfondito. Ovviamente non penso che in 4 ore riusciate a fare un business plan o un business model che abbia senso, o ovviamente sono cose che vanno approfondite. Il messaggio che doveva passare oggi è quello che vi dicevo. C'è una strategia, questa strategia si formalizza attraverso gli obiettivi. Scegliere gli obiettivi giusti non è semplice, è un mestiere. Però devi avere degli obiettivi e quegli obiettivi dovrebbero essere pubblici, perché poi quegli obiettivi impattano sui tuoi processi. E sui processi magari riusciamo a mettere mano un po' meglio. Infatti stamattina, oggi pomeriggio all'inizio abbiamo cominciato con i processi e ci siamo tutto sommato, l'abbiamo trovato più semplice come lavoro, perché sono cose più concrete. Domani torniamo a quello che abbiamo fatto, al modo in cui abbiamo cominciato, però io in questo percorso che volevo fare con voi, appunto, non volevo tralasciare questi aspetti, ovviamente vanno approfonditi. Qui c'è un esempio degli aspetti del materiale che puoi utilizzare per approfondire. Io non vendo niente, non le vendo queste cose, non ci guadagno niente. Ovviamente è un percorso da fare successivamente. Io vi ringrazio per la pazienza. Spero di vedervi domani mattina. Spero anche.